Il Pescara soffre, non brilla, ma vince, ottiene 3 punti di inestimabile valore, soprattutto per ricominciare. E non è poco, se solo si pensa ai veleni e alle tensioni del precampionato. Antonio Oliveri, vicepresidente del Pescara, allora si volta radicalmente pagina, una vittoria tonificante in tutti i sensi, no? Ma è una vittoria scacciacrisi, nel senso che venivamo da tanti mesi senza nessuna vittoria e quindi non eravamo più abituati ad assaporare il gusto dei 3 punti. E così dopo 19 anni i biancazzurri ripartono dalla terza divisione, squadra competitiva con gli arrivi di Suppa, Santarelli e Palladini, ma ancora alla ricerca della forma migliore. L'avvio è comunque convincente, la manovra fluisce dalla tre quarti in su, c'è grande concentrazione e soprattutto la voglia di invertire una tendenza triste e negativa. Difesa attenta, centrocampo tonico e reattivo, attacco intraprendente, squadra insomma propositiva, effetti tangibili. L'inizio infatti è di chiara marca biancazzurra. Al terzo minuto, buon lavoro di Stella, servito Tisci, cross e gran destro di Palladini che termina al lato. La replica dei marchigiani è affidata a Pensalfini, Santarelli non si fa sorprendere. Quindi il vantaggio del Pescara. In evidenza ancora Stella, infrazione di Fabio e calcio di punizione. Batte Palladini, rimpallo favorevole a Tacconelli che di sinistro supera Aprea. Sembra fatta, ma così non è. I biancazzurri smettono di pressare, soprattutto diventano leziosi. Non c'è più la necessaria cattiveria agonistica. E così la Fermana cerca di approfittarne. Al 21esimo, una serie di errori difensivi più o meno marchiani consente all'Emme di servire maschio contrato al momento della conclusione da Micolucci. Rischia grosso il Pescara anche alla mezz'ora. Mesto, liberato da una deviazione involontaria di Dario Rossi, serve a centroare all'Emme che di prima intenzione sfiora la traversa. È un assalto senza soluzione di continuità. Al 38esimo l'occasione più nitida, il Pescara non fa filtro, perde le distanze tra i reparti, Savini colpisce il palo prima del fallo tutt'altro che evidente di Dario Rossi sull'Emme per Brighi che ammonisce il difensore pescarese e calcio di rigore. Santarelli immobile fino al momento dell'esecuzione, debole e praticamente centrale dell'attaccante Di Vasto. Altro brivido allo scadere del primo tempo, ma in questa occasione Santarelli prova a metterci molto di suo su un calcio piazzato piuttosto telefonato dell'immarcescibile Guido Di Fabio. La ripresa sembra nascere sotto auspici diversi. In avvio gesto apprezzabile sotto il profilo meramente tecnico di Fanesi che manca di poco il bersaglio. Al 13esimo invece il giovane Tacconelli a guadagnarsi gli applausi dei tifosi con questa travolgente serpentina. Tuttavia la Fermana c'è ancora, il solito Di Fabio prova a sorprendere dalla lunga distanza Santarelli che evita la capitolazione con un prodigioso colpo di reni. Nel frattempo Iaconi ridisegna la squadra, fuori Tisci, dentro da Dazio, Micolucci viene spostato a centrocampo e Puccinelli in attacco. Al 33esimo altro episodio determinante, Bonfanti già ammonito commette fallo ai danni di Puccinelli e viene espulso dall'attento Brighi. È la svolta del match, entrano Artico e Croce ed è proprio l'imberbe centrocampista biancazzurro classe 82 a firmare la doppietta liberatoria. Al 37esimo su assist di Puccinelli, 2 minuti più tardi grazie all'invito in profondità di Micolucci, la prodezza di assoluto pregio dell'ex Primavera. Al 90esimo invece la scena più lieta, ovvero l'abbraccio simbolico ideale tra Curva Nord e team biancazzurro. Finalmente una bella immagine. Il Pescara torna dunque a flirtare con la vittoria dopo 6 mesi di digiuno, di astinenza. Ivo Iaconi, è la medicina migliore per ricominciare in tutti i sensi, no? Sì, sì, oggi era molto importante vincere, ci siamo riusciti pur soffrendo molto al cospetto di una squadra che ci ha fatto penare e che ci ha messo spesso in difficoltà soprattutto nella parte finale del primo tempo. Però va bene, vincere soffrendo va sempre bene, forse il risultato è troppo largo e penalizzante per i nostri avversari, però credo che la squadra abbia avuto la capacità di saper superare i momenti difficili che la partita ci ha presentato. Vincere soffrendo fa anche bene al carattere. Siamo con Dino Pagliari, tecnico della Fermana. Allora, 2 i momenti chiave di questa partita: il rigore fallito nel primo tempo da Lemme, l'espulsione nella ripresa 10 minuti dalla fine di Bonfanti sull'1-0 per il Pescara, è d'accordo? Sì. Credo che sia questo il metro di lettura, seppur riduttivo, ma credo che sia la sintesi giusta. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me un grossissimo primo tempo, abbiamo messo in grandissima difficoltà Pescara, dovevamo pareggiare, avremmo sicuramente ripreso
le fila del gioco anche il secondo tempo. Ci abbiamo provato, poi in 10 abbiamo preso due gol abbastanza stupidi che arrotondano di un risultato che secondo me non c'è senso di esistere. Un gol che potrebbe dischiudere prospettive interessanti per il Pescara, lo ha siglato Andrea Tacconelli, originario di Ortona, ma pescarese a tutti gli effetti. Una gran bella soddisfazione perché è stato, se non vado errato, il primo gol davanti ai tuoi tifosi. Sì, il primo gol all'Adriatico e nonché la prima gara da titolare proprio all'Adriatico, quindi una doppia soddisfazione. E diciamo che tutto quello che hai passato lo scorso anno è già dimenticato. Sì, un gol che dedico a me stesso perché appunto l'anno scorso non ho passato un anno, una stagione felicissima, e comunque spero di riscattarmi. Meno male che Ivo Iaconi ti aveva visto non al meglio della condizione se avessi giocato tutta la partita. No vabbè, cioè, non ero proprio al meglio condizione, comunque ringrazio il mister che mi ha fatto entrare, però diciamo, i due gol sono stati poi tanto decisivi perché la partita diciamo si era già risolta prima. Io sono stato il secondo gol è stato decisivo però. Sì, sono stato fortunato a chiudere la partita, però gran parte del merito della vittoria va a quelli che sono scesi in campo all'inizio, che hanno fatto una grande partita e che sono riusciti a sbloccare il risultato, cosa che era molto difficile, e poi sono stati molto bravi a tenere il risultato.